successo l'ottava edizione del convegno L'efficienza della gestione dei processi sanitari, con quasi 200 presenze in sala. Il convegno è un convegno annuale che si ripete da molti anni grazie all'impegno della rivista Imprese Sanità. L'obiettivo del mio intervento, oltretutto limitato, è circoscritto a due aspetti fondamentali. Uno, quello di darvi un breve aggiornamento su quello che è il ruolo che oggi ricopre il Consorzio DAF nell'ambito della filiera farmaceutica e non solo, ma anche dei dispositivi medici e dei prodotti per la salute. E l'altro, quello di, come dire, passare nel testimone l'ideale al dottor Trimarchi, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per vedere è sostanzialmente lo stato attuale della situazione. Come voi sapete, da un po' di tempo tutte le fatture che vengono mandate dai fornitori alle pubbliche amministrazioni sono fatture elettroniche che passano attraverso un nodo di smistamento che si chiama sistema di interscambio. Volevamo dare un contributo a questa giornata portando un esempio concreto in un ambito molto specifico, cioè prendendo come esempio uno dei processi che compongono la filiera del farmaco, che è il trasporto. Il convegno si conferma come un luogo di confronto e di dibattito specifico su questi temi. Per questo ha riunito quattro grandi famiglie di attori: i fornitori di tecnologia, gli operatori logistici a valore aggiunto, i produttori di farmaci e di dispositivi medici e soprattutto gli utenti, cioè le realtà sanitarie che si trovano quotidianamente a fare scelte cruciali per poter garantire la realizzazione pratica del principio dell'universalità della cura. Ciao a tutti, intanto è un piacere essere qua, per noi è una piacevole ricorrenza e anche quest'anno così ci piace portare il nostro contributo. Su un argomento, insomma, quando ci siamo parlati col professor Raffaele, l'argomento dell'Industria 4.0, l'argomento della supply chain 4.0 è sicuramente di ampia visione, Internet of Things, sensoristica, robotica, sono tante le aree, diciamo, che sono Perché coinvolte. anche noi ci stiamo muovendo verso la robotica, perché c'è stato un enorme progresso tecnologico, come diceva prima anche DHL, sono aumentate le capacità di calcolo dei computer, lo sviluppo della sensoristica e ci sono anche sistemi innovativi di processo delle Quello immagini. sul quale volevo focalizzarmi quest'anno, dopo aver raccontato delle esperienze dirette di distribuzione, è un concetto un po' diverso di efficienza, che è il tema un po' dell'argomento di questo convegno tutti gli anni, che è un'efficienza vista anche come rispetto della compliance, che credo sia un tema assolutamente centrale e fondamentale. Cosa li ha portati a scegliere la nostra soluzione? Che soluzione è stata adottata e soprattutto che obiettivi sono stati raggiunti? Buongiorno a tutti, sono Mirko De Falco, amministratore di Farviva Medicinali, di Sofab SRL e di un piccolo distributore di Sondrio che si chiama Fagi Pharma. Bayer è un'azienda che investe una cifra che potrebbe essere analoga a quella di un paese come la Finlandia, come bilancio di una nazione in ricerca e La sviluppo. spesa per la cronicità, impatta su il 27% della popolazione residente in Italia. Con questa sessione pomeridiana vogliamo marcare ancora di più quello che era un po' l'obiettivo nel momento in cui 8 anni fa, e grazie ancora al dottor Salvioli per aver creduto in questa cosa, ma insieme anche all'amico Caloni e ad altri, per dare il via a questo tipo di congressi. Che stamattina abbiamo sentito tante innovazioni, tanta robotica, tanta automazione nel movimentare i prodotti sanitari, con particolare riferimento ai farmaci e agli dispositivi Siamo medici. riusciti a definire per ogni intervento il setting assistenziale appropriato, quindi anche a questo punto avere un'uniformità in tutta l'azienda, ma anche la classe prioritaria. La classe prioritaria è appunto il tempo massimo di attesa che ci davamo, quindi per evitare nuovamente delle difformità. Oggi vedremo il percorso chirurgico del paziente in ottica LIN, ovviamente in Fondazione Apuliambulanza. Mi ha fatto molto piacere l'intervento precedente perché sarà, secondo me, un bel motivo di confronto tra due strutture magari diverse ma che affrontano tanti temi comuni. E a
a fronte di tante cose molto interessanti, molto tecnologiche, molto teoriche, magari sono due esempi di una concretizzazione con al centro il paziente, perché alla fine è il paziente che deve essere al centro. Grazie dunque a tutti i partecipanti e agli sponsor e appuntamento a Milano per la 9ª edizione del corso.